Zecimbras a tutti ragazzi, finalmente siamo qui oggi con Kingdom Hearts Chain of Memories. Probabilmente uno tra i collegamenti più importanti a livello di storia in Kingdom Hearts. Quindi vi voglio attenti, col dito lesto a supportare, perché nel primo episodio, raga, siete stati fantastici. Voglio scusarmi con voi se sto cambiando i piani, so che insieme a Chain of Memories avrei dovuto portare anche 358 days. Ma giuro che a rifletterci su, io voglio che voi mi seguiate il meglio possibile, ok? Io ho deciso quindi di dividere ancora una volta i capitoli, avevo fatto anche un sondaggio su Instagram, in realtà ci eravamo trovati abbastanza d'accordo. Possiamo anche partire, ma non prima sempre di ricordarvi il solito commento, sia ai vecchi che ai nuovi. Fatemi sapere come andrò nella narrazione, un po' tutto. Giuro, me ne avete lasciati sull'ultimo riassunto più di 2000 e l'ho letti tutti, vi giuro. Lasciamo anche un like, regà, contate voi qui, quindi più supportate meglio è. Direi comunque che, visto che dovrete stare abbastanza concentrati, possiamo anche partire con Kingdom Hearts Chain of Memories. Ok, partiamo da dove eravamo rimasti, con il nostro trio che, alla ricerca di Riku e Topolino, rimasti chiusi nel regno dell'oscurità, si imbatte a fine gioco in Pluto, che ormai abbiamo soprannominato Dio, e che ha in bocca una lettera del re. Seguendo il fidato amico, Sora si imbatte in un uomo incappucciato, da qui inizia proprio il gioco, che fa presente al nostro eroe come più avanti troverà qualcosa di cui ha bisogno. Veniamo così indirizzati dal tizio strano insieme a Pippo e Paperino in un castello chiamato Castello dell'Oblio. Tranquillo Sora, non è una trappola, sono tutti i tuoi amici e vogliono giocare con te. In questo castello, dove a detta di Sora è possibile siano presenti anche Riku e Topolino, lui dice proprio che se lo sente che stanno lì, ci troviamo anche davanti al misterioso uomo incappucciato che ci fa notare come stiamo cercando qualcosa, grazie bello, e come per trovarla avremo bisogno, attenzione cito esatte parole, di perdere qualcosa a noi caro. A quel punto Gino, chiamiamolo così per convenienza, ci smolla un mazzo di carte nelle quali sfortunatamente non c'è Drago Bianco Occhi Blu, e ci dice che sono carte create dai nostri ricordi da utilizzare per andare avanti di piano in piano nel castello. Comunque, a questo punto, entrati nel castello, devo dirvi ovviamente che il gioco si divide in due storie diverse, quella di Sora e quella di Riku. Pur avvenendo quasi nello stesso arco di tempo, fidatevi di me che è meglio che io vi racconti prima una e poi l'altra, iniziando quindi con quella di Sora. Tornando a noi al nostro trio, quindi, ci facciamo strada lungo il castello fino a quando non incontriamo di nuovo Gino, che stavolta si presenta insieme ad un altro tizio in impermeabile, manco fossimo a Londra. Axel, così dice di chiamarsi. Axel ci fa anche presente come nel nostro cuore risiedano le memorie più dimenticate e come il castello possa a risvegliarle. E ovviamente, come in ogni Kingdom Hearts, per qualche strano motivo se la prende con Sora e ci dobbiamo fare una battaglia. Dopo lo scontro con Roscio, che comunque se fa una capriola per terra prende fuoco come un fiammifero, continuiamo nel nostro cammino fino a quando Pippo comincia a ricordare di essere stato già in un castello insieme a Sora e Paperino. I tre si ricordano cosa avvenne là, cioè il salvataggio di Kairi e la trasformazione di Sora in Heartless, ma non riescono a ricordarsi il nome del castello, che ovviamente era un riferimento alla Fortezza Oscura, raga. Qui cominciano a capire ciò che Gino gli aveva detto dal principio, cioè che per risvegliare qualcosa di nuovo, cioè ricordi più profondi, avrebbero dovuto perdere qualcosa che già avevano, niente meno che i ricordi del passato. Questo non preoccupa comunque più di tanto i nostri amici, che ricordano d'essere lì per Riku il re, e non preoccupa nemmeno Sora, che fa presente come con sé abbia il portafortuna che Kairi gli diede una volta smollata nella città di mezzo, come per dire che non potrà mai dimenticarla. E ovviamente Sora si dimentica di Kairi, o meglio il salame comincia a ricordarsi, salendo sempre più il castello, al posto di Kairi un'altra tizia, completamente diversa da Kairi. Gli tornano alla mente i ricordi di questa ragazza sull'isola del destino, di come stesse sempre a disegnare e di come lui le promise di proteggerla per sempre, e di come un giorno, così dal nulla, questa ragazza scomparve. A questo punto facciamo la conoscenza della mia ragazza, cioè l'Arxen, che è uguale, e del Masseo, nonché Vexen. Se da una parte abbiamo l'Arxen, comunque, che vuole combattere contro Sora solo per vedere quanto è forte, dall'altra Vexen sta lavorando ad un esperimento che al momento non ci vuole rivelare. A questo punto però tocca che si fa una domanda, perché, scusate, o stanno tutti fuori come in balcone e indossano cappotti neri senza un motivo, o c'è qualcosa sotto. Proprio durante infatti la loro prima conversazione tutti insieme che noi vediamo, veniamo a conoscenza quindi dell'esistenza di un'organizzazione composta da più membri che ha come scopo principale quello di testare la forza dell'eroe del Keyblade. Sembrerebbe anche che l'Arxen e Gino vogliano ad un certo punto tradire l'organizzazione per scopi personali, ed Axel è cosciente di questo, non sa ancora chi sono i traditori, ma sa che ci sono dei traditori nel castello. Quindi diciamo che Axel, mandato dai piani alti dell'organizzazione, è nel castello per evitare che qualcuno tradisca l'organizzazione stessa. Un macello, insomma. Tornando a Sora, finalmente ci presentiamo, tra virgolette, anche noi all'Arxen a colpi dei Keyblade. Durante la battaglia vediamo come ad un certo punto a Sora cada sto oggetto che state a vedere, simile al portafortuna che abbiamo visto prima di Kairi, però di diversa forma. Guardandolo Sora ricorda di essersi dimenticato di averlo avuto per tutto questo tempo, e colto dal momento riesce addirittura a ricordarsi il nome della ragazza dell'isola. Namine. Ricordatevi questo nome perché sarà molto molto importante.
pure troppo. È lì che comunque scopriamo tramite l'Arxen che questa lamina è intrappolata e tenuta in ostaggio dall'organizzazione nei piani alti del castello. E a quel punto Sora, ormai preso da sta ragazza manco fosse Shakira ai tempi dei Waka Waka, si mette in testa che dovrà salvarla. Ma proseguendo, al posto di Namine ci imbattiamo in Riku, bella se ribeccamo, che invece di abbracciarci e ricordarci quanto siamo utili, ci imbruttisce facendoci notare, secondo me giustamente, che invece di cercare lui, noi avessimo occhi solo per Namine. Detto questo, comunque non ci dobbiamo neanche combattere, lui prende e se ne va. Sora in tutto questo, colto alla sprovvista, continua la sua scalata nel castello, incontrando anche Vexen, che con fare molto ambiguo ci smolla l'ennesima carta creata dai nostri ricordi, che però stavolta ci porta in un mondo che sì ci è familiare, almeno a detta di Sora, ma in quale non siamo mai stati. Attenzione regà, perché sto mondo è veramente importante, non tanto per la trama di questo capitolo, ma per tutto il resto. Cazzo, sembravo Mike Sciosha, scusatemi. Vexen comunque ci attacca un pippone clamoroso, tentando di farci capire come andare dietro a Namine non avrebbe portato a nulla di buono, e che la città che avevamo intorno non fosse altro che i ricordi dell'altra nostra parte del cuore. Ma mentre Vexen tenta di farci ragionare, che già fa ragionare Sora, ciao Gore, viene fermato brutalmente da Ed Sheeran dai capelli rossi. Capiamo quindi che Axel è lì per eliminare Vexen, e con un semplice schiocco delle dita, boom! Vexen è andato per sempre. Dopo questa scena molto forte, vi devo ammettere, facciamo anche la conoscenza di Gino, che si scopre essere niente popò de meno che incerto Marluxia o Pantera Rosa, decidete voi. Per la cronaca, è un maschio. Sì, cioè, è un maschio, raga. Scopriamo come Marluxia sia il leader di tutti i membri dell'organizzazione mandati al castello dell'oblio, e di come sia stato lui ad ordinare ad Axel di eliminare Vexen, presunto traditore che in realtà, poro Cristo, non stava facendo nient'altro che provare ad aiutarci. Axel ha eliminato sì Vexen, ma a quel punto gli è ben chiaro come siano Marluxia e Larxin i veri traditori. Contemporaneamente a tutto questo, comunque, Sora si scontra ancora una volta con Riku, che molto stranamente sembra condividere gli stessi ricordi di Sora riguardo a Namine. Dopo uno scontro alla pari, comunque, ancora una volta l'Arxen interviene rendendoci chiara la situazione. Quello che noi definivamo Riku, raga, non era altro che un pupazzo, una replica del vero Riku. Qui ritorna quello che era l'esperimento di cui Vexen non ci voleva parlare, cioè era stato proprio lui a creare quel Riku, e invece a riempirlo di ricordi come quelli di Sora era stata proprio Namine. Grande Namine, metica, la migliore in 5 ore del gioco, te sei fatta odiare, nuovo record. Ma chi è sta Namine precisamente? Non vi preoccupate, ve lo spiego. Non è altro che una strega capace di distorcere, modificare o addirittura eliminare e rimpiazzare i ricordi del cuore e della mente di Sora. E tutto sto casino con Namine è iniziato dal primo momento in cui Sora ha messo piede nel castello dell'oblio. Bello, eh? Praticamente Sora si trova senza Riku e senza la tizia che praticamente pensava di conoscere da una fracca di tempo. Beautiful, levate. Ma Sora comunque, bambino con evidenti disturbi sociali, decide di salvare comunque Namine, poiché pur essendo le sue memorie finte, quella che è la promessa fatta a lei per Sora è qualcosa di reale. Quindi, deciso a combattere fino alla fine, Sora prima sculaccia per bene l'Arxen, beato lui, e poi, arrivato da Marluxia, che a sua volta aveva preso come ostaggio Namine, spacca pure lui. Il finale della storia di Sora vede una Namine pentita, ci mancherebbe altro, che per scusarsi di tutto ciò che ha fatto ai nostri ricordi decide di aiutarci, poiché è in grado di farci ricordare nuovamente tutto ciò che avevamo dimenticato. Questo come? Semplice, facendoci una dormita dentro a sti ambigui fiori di cristallo che state a vedere. Una lunga dormita insieme a Pippo e Paperino che faccia tornare a noi i nostri ricordi e a tutti coloro che ci sono stati vicino le memorie di Sora e dei suoi compagni. Poiché attenzione, in questo periodo nel castello non è solo Sora ad aver dimenticato tutto, ma anche chi lo conosceva si era dimenticato di lui. Prima di iniziare tutto sto processo di recupero deve spuntare qualcuno di cui voi non vi ricordate minimamente, cioè il grillo parlante, bella bel grillo, che decide di scrivere nel suo diario una semplice ma importantissima frase, nonché ricordate di ringraziare Namine. Questo ovviamente perché? Perché decidendo di ricordare tutto il passato, i nostri amici dimenticheranno le loro avventure nel castello dell'oblio e dimenticheranno anche Namine. Quindi in fin dei conti un finale dolce e amaro, almeno per Sora, che non appena si rinchiude per il lungo sonno ha visioni delle persone a lui più importanti. Fine prima parte. Ah, ora c'è la storia di Riku, che è molto più corta ma è comunque molto importante. Inizia con il nostro ragazzone addormentato in un luogo mistico che si colloca fra luce ed oscurità. A svegliarlo è proprio la voce di Ansem, che è ancora rimasto legato a lui anche dopo la sua sconfitta in Kingdom Hearts 1. Gli dice come non potrà mai avere la meglio sull'oscurità. E qui un grazie di cuore a chi ha scritto le battute a questo povero Cristo che sembra una radio rotta. Grazie. Darkness, 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 darkness. Darkness. Darkness.
Darkness. Riku, che in quel posto era arrivato subito dopo aver chiuso il Kingdom Hearts, si era staccato da Topolino nel Regno dell'Oscurità ed ora vagava alla ricerca proprio del re. Ansem decide quindi di dargli una possibilità, affermando che Riku stesso ha bisogno di scoprire delle verità su se stesso e per questo veniamo teletrasportati nel Castello dell'Oblio. Però, a differenza di Sora, Riku dovrà passare per quelli che sono considerati come sotterranei di questa immensa struttura. Qui, invece che la voce, incontriamo in pelle ed ossa Ansem, che a ridaglie tenta di farci passare dal lato oscuro ma non ce la fa, poiché a salvarci è proprio la luce di Topolino, che attenzione non è proprio Topolino, il corpo di Topolino, ma è solo la sua luce che ci aveva trovato. Ansem comunque prima di fuggire lascia in noi un pizzico di oscurità, sicuro che prima o poi saremo costretti ad usarla, e Ansem fidatevi che ci vede lungo. Qui cambia comunque la scena e facciamo la conoscenza degli altri tre membri dell'organizzazione che si occupano dei piani bassi, tra i quali c'è il boss dei piani bassi che è Vexen, già conosciuto, e gli altri due sono in ordine un emo depresso chiamato Zexion e Mister Olympia, un enorme colosso di nome Lexaeus. Non uccidetemi per come lo dirò, sto anche leggendo ma non sono veramente capace a dirlo. Durante una conversazione fra i tre, Zexion, grazie al suo potere, cioè quello di percepire le aure oscure presenti nel castello e no, non siamo in Dragon Ball, scopre la presenza di Riku. È qui che capiamo, grazie a Vexen, che Riku è stato teletrasportato nel castello poiché legato a Sora, ed è sempre qui che Vexen capisce come Marluxia stia tentando di tradire l'organizzazione tramite Sora e decide quindi di attuare il suo piano utilizzando Riku per fermare l'eroe del Keyblade. Tornati comunque dal nostro bonaccione, piano dopo piano Riku si incontra e si scontra proprio con Vexen, il quale proprio in quella battaglia riesce ad acquisire i Data, praticamente gli ruba lo stile di combattimento, le movenze, i segni particolari e tutto a Riku per creare la sua replica, quella che abbiamo poi visto scontrarsi con Sora. E il problema dove sta? Che la replica si scontra anche con Riku, proprio il pupazzo tenterà in tutti i modi di fargli accettare l'oscurità nel suo cuore proprio come Ansem stesso voleva. Mentre l'organizzazione continua comunque a pensare a come usare Sora per i loro piani, Lexaeus insieme a Zexion e Vexen se ne esce come un fagiolo dicendo che forse sarebbe meglio usare il vero Riku per fermare il tentativo di tradimento. E qui, per favore, tutti in piedi per il genio del male che, decidendo quindi di doversi scontrare con Riku, riesce sì a sconfiggerlo, portando il ragazzo a sottomettersi all'oscurità, puttana, oscurità che porta Lexaeus a prendere una stecca grossa quanto una casa. Too slow. Qui il grosso problema di Riku è che pur arrendendosi all'oscurità, e non è un problema in realtà, grazie al potere del suo cuore riesce a controllarla e quindi, in parole povere, diventa tipo Goku ultra estinto. Perché grazie al potere oscuro, adesso anche Riku ha la capacità di scovare le aure oscure dei nemici e di conseguenza riesce a trovare Zexion e boom, una stecca pure a lui. Però Zexion qui riesce a scappare dalla battaglia, rifugiandosi nel castello dove però, poraccio, viene scoperto da Axel che insieme alla replica di Riku decide di finirlo. Perché Zexion aveva scoperto un po' troppo su di lui e su quello che era il suo doppio gioco, diciamo. Tornando a Riku, Topolino riesce a rintracciarlo nel castello e a presentarsi di nuovo di persona, assicurandoci, direi, un ottimo alleato su cui contare. A quel punto incontriamo uno strano tizio che pare una mummia che si fa chiamare Diz, importante, che dice di averci controllato sin da quando abbiamo messo piede nel castello e che ci indica la giusta via per trovare Namine. Prima di incontrare la piccola strega, però, pare che sto a parlare delle Winx, Riku si imbatte e si scontra, per un'ultima volta molto emozionante, con la sua replica. Poniamo praticamente fine alle sue sofferenze dovute al fatto che lui stesso sa di non avere un futuro, sa di essere solo un burattino programmato da qualcun altro e sa di avere un cuore che in realtà non è vero. Vabbè, è uno dei soliti momenti clamorosamente umani e belli per cui dovreste giocare questa saga. Insomma, incontrata la ragazza, Riku viene a sapere della decisione di Sora di addormentarsi per riacquisire i ricordi perduti e viene anche informato da Namine stessa della possibilità di sconfiggere per sempre l'oscurità nel suo cuore semplicemente facendo quello che anche Sora ha fatto. Una mega orgiona di dormita tutti insieme, insomma. Ovviamente Riku, cazzaro com'è, decide di non prendere la strada facile e di affrontare a viso scoperto Ansem per un'ultima volta. I don't need my heart locked. I'm ready. I'm gonna fight Ansem. Prima della battaglia finale però comunque veniamo fermati de novo da Mister Mummia che decide di dare a Riku e Topolino delle uniformi uguali a quelle dell'organizzazione. Passaggio importantissimo questo, soprattutto perché scopriamo che grazie a questi abiti l'oscurità presente nel nostro corpo non sarebbe potuta essere percepita. Tipo il mantello dell'invisibilità di Harry Potter, se siamo capiti dai. Ah, e a sto punto Riku si scontra con Ansem che ovviamente viene sconfitto dalla solita mossa tamarra di Riku che ti trapassa con la sua arma. Ansem! This is
The end. Qui Riku mette un punto su Anselm e sull'oscurità presente nel suo cuore, anche se, poco prima di scomparire, incazzatissimo, proprio Anselm promette di tornare prima o poi. Anche per Riku la storia volge al termine. Dopo lo scontro con Anselm, insieme a Topolino riescono ad uscire dal castello e a tornare sui loro passi. Non fosse che arrivati proprio ad uno svincolo, come in fungo rispunta Diz, che si rivolge a noi offrendoci una scelta, cioè la via della luce o la via dell'oscurità. Ma Riku non ha nemmeno bisogno di rifletterci su, poiché il minchione di Diz non si è reso conto che dietro di lui c'è sta un'altra strada. No, seriamente, molto metaforica come cosa, ma alla fine Riku non sceglie né l'oscurità né la luce, ma bensì deciderà di prendere la strada al centro, che lui chiamerà la via del crepuscolo. Do you mean the twilight road to nightfall? No. It's the road to dawn. E questo è il finale della storia di Riku e di Chain of Memories, capitolo che fa da tramite tra Kingdom Hearts e Kingdom Hearts 2, che ricordo giocheremo tutti insieme, capitolo che ha lo stesso arco temporale, cioè Chain of Memories, del gioco che vi riassumerò nel prossimo video, cioè lunedì, cioè Kingdom Hearts 358 Days. Spero con il cuore ancora una volta che siate riusciti, raga, a starmi dietro, che io sia stato alla vostra altezza per la narrazione. Non vergognatevi a sentire tutto il video, a rivedere tutto il video per capire meglio, e soprattutto, perché è sempre la cosa più importante, io spero che vi siate divertiti. Vi prego comunque di lasciare un mi piace ed un commento, sia ai vecchi che ai nuovi, poiché siete voi che grazie al vostro supporto avete il potere di decidere se sto progetto riuscirà a diventare davvero grande. Noi ragazzi ci vediamo lunedì con il prossimo riassunto, io vi saluto, proviamo ad arrivare sempre ai 5000 likes che ho chiesto, che l'ultima volta hanno portato bene. Ciao belli.